sulla Repubblica, ha detto che lei ha tirato fuori queste cose adesso per avere una verità. Però ci sono state tante domande sulla tempistica, ovviamente, e lei ha risposto anche a questo. E su queste cause ci sono tante domande, non sapevo da cosa cominciare. Magari potrebbe essere uno dei motivi di del nulla osta di sicurezza, che per il motivo che lei avrebbe tirato fuori questa cosa. Quali scadenze? Vabbè, lei risponderà con il suo modo. E poi le stanno creando queste dichiarazioni? Ma guardi, insomma, io dico in un secondo, poi diamo spazio alle domande. Dopo aver letto tutto quello che è stato scritto, io non ho ritrattato niente. Cioè, ritratta. Il microfono è qua. La voce è quella di una persona invecchiata che fa parte del tema. Ecco. Scusi, presidente, metto un altro microfono qui insieme, magari. Questo dovrebbe anche amplificare la voce, oltre che. Boh. Funzionano. Va bene, no? Non mi chiedete di parlare più forte perché non viene. Allora, no, ho letto che avevo ritrattato. Che cosa ho ritrattato? La verità su Ustica. Ma io non ho mai detto che stavo dando la verità su Ustica. Io ho scritto, lo ha poi trascritto Simonetta Fiori, che adottavo, portavo avanti l'ipotesi più fortemente ritenuta credibile, più o meno, tra quelle che sono state formulate, specificando che io non avevo alcuna verità da offrire e che il mio scopo oggi era quello di provocare, se possibile, un avvicinamento alla verità. In questo ambito non ho detto a Macron di chiedere scusa, ma che sono scemo. Ma per qua, così, improvvisamente arriva un italiano che dice: tu Macron devi chiedere scusa. Perché? Devi chiedere scusa. Cioè, sembra che io abbia scritto una cosa del genere. Basta leggere l'intervista e c'è scritto che chiedo a Macron di occuparsi della cosa. Se dimostra che è infondata, è la cosa migliore. Se risulta fondata, deve chiedere scusa. Punto. Che cosa ho inteso fare? Ecco, qui c'è stata la sagra dei secondi e terzi fini, dei possibili vantaggi personali che ho pensato di ricavarne, e poi sfera ancora più ampia, dei possibili svantaggi che potrei provocare all'uno o all'altro nella sede politica. Non mi importa assolutamente nulla della sede politica di oggi, né dell'uno né dell'altro. La ragione, ci crediate o no, è che una persona di 85 anni comincia a ragionare avendo in mente qualcosa di diverso da ciò che quotidianamente affligge i giornalisti che si occupano di cronaca politica. Comincia a pensare che davanti ha poco tempo. Comincia a chiedersi se c'è qualcosa di utile che può ancora fare, se c'è qualcosa di incompiuto che può provare a completare. Qui mi è arrivata la richiesta di Repubblica di parlare di Ustica. Mi stava dentro. Avevo avuto contatti recenti con il Comitato delle Famiglie, con Daria Bonfietti in particolare. Avevo cominciato a pensare che questa ricerca a cui queste famiglie non rinunciano
sta per arrivare a un tempo in cui diventa irrealizzabile, perché si muore. Ecco il peso della mia età, anche prima. Ecco, Purgatori, col quale io avevo tanto lavorato, se n'era appena andato. Una voce importantissima per discutere delle possibili verità di Ustica se n'era andata. Altri che hanno vissuto la vicenda, che hanno la mia età, se ne possono andare. Chi ha guidato quegli aerei, al quale potrebbe oggi, a distanza di oltre 40 anni, venire in mente prima di morire, lo voglio dire, che ero io alla cloche di quell'aereo che quella sera del 27 giugno era tra gli altri a ronzare intorno al 19. È capitato in altre vicende. E per converso, l'ipotesi più accreditata, che è quella che sia stato un aereo francese e su cui è rimasta più ombra, ha davanti una Francia che è eretta oggi non da ottuagenari come me, ma da un giovane che quel giugno 1980 aveva 2 anni e mezzo. Era proprio del tutto estraneo. E ha una prima ministra, la Elisabeth, che era una studentessa all'epoca. Forse non era ancora entrata al Politecnico, dove ha studiato. Entrambi hanno manifestato in più modi il desiderio di riappacificarsi con la storia, con se stessi, con gli altri con cui non c'è. Ecco, questo è un terreno formidabile per fare questo. E quindi io ho prospettato alle autorità francesi questa cosa qua. È tutto qua, non c'è altro. Il resto, sa, mi permetta di dire 2 piccole cose, appunto. Di queste cose, appunto, finisce che spesso si occupano i giornalisti della cronaca politica, che hanno un frame mentale costruito sulla cronaca politica e sui suoi protagonisti. Quanto ai politici, qui voglio ricordare una cosa che diceva un americano illustre morto pochi giorni fa, Bill Richardson, che io conobbi, che era stato governatore del New Mexico e poi ambasciatore alle UN per gli Stati Uniti. Lui mi mandò un detto celebre sulla mente aperta con cui vanno affrontate le nuove situazioni. Diceva che i politici sono quelli che affrontano ogni questione with an open mouth, non mind, mouth. E questa è un'occasione in cui è stato dimostrato che è effettivamente così. Presidente, faccio un'altra domanda e poi lascio la parola ai colleghi. Secondo lei ha la responsabilità la NATO anche su questa vicenda, e quanto sarebbe il ruolo della NATO? Questo non è completamente chiaro. La NATO, ai fini del chiarimento di ciò che accadde, per quanto io sappia, ha in parte collaborato, in parte no, ha in parte collaborato non negando neppure le carte che dimostravano che quella sera erano in volo in quella zona aerei americani, francesi, belgi, inglesi, ma asserendo che non era una esercitazione NATO, sembrava, ma non era stata organizzata dalla NATO. Questo io ho letto. Priore,
ci aveva già provato con me, poi riuscì quando era al governo Prodi e c'era Solana, segretario generale delle UN, a farsi ricevere e a ottenere anche dei dati. Mi pare che in quella occasione una collaborazione ci fu, però di ciò che è strettamente nato l'inchiesta non ha potuto avvalersi. Ok, allora Marcel, volevi fare tu domanda? Buonasera. No, io vorrei sapere delle reazioni, dei commenti, delle prese di posizioni che hanno seguito la sua intervista. Ce ne potrebbe citare una che lei ritiene positiva e un'altra negativa? Beh, commenti, sa... Un commento non commento che è apparso sul Corriere della Sera è la decisione che il giornale ha preso di ripubblicare il giorno dopo la mia intervista un articolo per l'appunto di Purgatori che sembrava scritto in parallelo alla mia intervista in realtà. Anche quello che ha scritto Salvini, che giustamente nota che... Salvi. E beh, fa differenza. Giovannino Salvi, l'ex procuratore generale della Cassazione, era molto... pensoso dei dubbi che la vicenda ha suscitato. C'è stato Luigi Zanda che ha fatto un'intervista, cioè ci sono state diverse reazioni positive. Poi, ecco, non faccio nomi, ma c'è appunto chi ha scritto che io pretendo che Macron chieda scusa a priori. Ecco, questa l'ho trovata straordinaria, insomma, come idea che io solo possa aver chiesto a Macron di chiedere scusa senza una particolare ragione. Così come ho trovato singolare che sia stato detto che la politica con Ustica non c'entra. E la politica può ancora fare molto se vuole perché Ustica sia chiarita. Ok, ci sono altre domande? Irene? Salve, Irene Savio del periodico Spagna. Volevo sapere che pensa di quello che abbiamo letto sulla stampa italiana dei documenti spariti che non sono, includono anche tra l'altro quelli della strage di Bologna secondo quanto scrive Repubblica. E poi volevo sapere se Meloni l'ha chiamata e l'ha detto qualcosa. Ma ho letto anch'io, ma insomma mi pare... Non so se si riferisce all'articolo della Tobagi su Repubblica di due giorni fa. La Tobagi ha detto una cosa che chi conosce gli apparati dello Stato sa essere vera, che i servizi quando depositano atti destinati a rimanere, magari con segreto di Stato o altrimenti classificati, hanno... prima di depositare scartato una serie di atti. Dal punto di vista dei principi non c'è nessuna ragione per ritenere che questo sia di per sé arbitrario, perché chi fa il mestiere dell'intelligence raccoglie tanto, in italiano si chiama ciarpame, non so in spagnolo come dite,
tanta roba inutile, tanta roba che magari inizialmente sembra poi o sono falsità o sono cose irrilevanti, allora portare negli archivi questa roba è inutile. Naturalmente quello che fa la scelta delle carte da buttare e di quelle da trattenere deve buttare il ciarpame e trattenere ciò che non lo è. Non è detto che questo accada sempre. Come lo presenta la Repubblica, erano dei documenti importanti, non proprio delle sì, no, stupidaggini. Sì, io non li ho letti. Ok. E su Meloni, se può dire se l'ha sentita? No, non l'ho sentita. Perché la dovevo sentire? No, se l'ha chiamata lei, magari, visto no. Che c'era possibilità di qualche tensione con la Francia. Perché tensione con la Francia? Ho letto questa cosa della tensione con la Francia. Io, a parte che sono molto amico della Francia, non condivido la testata che Zidane piantò nello stomaco del nostro Materazzi. Su questo, per me, la questione è ancora aperta. Ma devo dire, è l'unica questione aperta tra me e la Francia, con la quale e con i francesi in genere ho un rapporto eccellente, e la mia chiamata di Macron è una chiamata da amico, non da persona ostile. La Francia di oggi è governata da persone appunto che sono ancora più giovani della nostra che governa l'Italia. Sono adatti ad occuparsi del passato con una libertà che quelli della mia generazione o delle generazioni intermedie non hanno. Chi ha scritto che la mia intervista è fonte di attriti con la Francia ha voluto creare un attrito. Ha voluto dire una cosa non vera, cosa che spesso in politica si fa, insomma, no? Ma è tutto lì, non risponde a verità. Prego, non so nome di collega. Valeria Ferrante di Rai News 24. Lei dice la politica può ancora fare molto perché Ustica sia chiarita. Cosa può fare la politica? E le chiedo anche il ruolo di Bettino Craxi. Lei lo ha citato nell'intervista, dice Craxi ha avvertito Gheddafi che stavano per bombardarlo nell'86, e poi si pone la domanda: nell'80 Craxi nulla poteva sapere della simulazione di Francia e NATO per far fuori il leader libico? E questo ruolo di Craxi anche per quanto riguarda la politica estera potrebbe aver inciso poi su quello che è accaduto? Ma insomma, Craxi aveva una grande politica estera che aveva una caratteristica che nell'intervista ho segnalato, era trasgressivo, non stava dentro gli schemi obbligatori, precostituiti e prevedibili. E poi era molto ostile, in questo era veramente un esponente dell'Internazionale Socialista, e quindi sentiva molto gli atti che tra socialisti si chiamavano di imperialismo, e reagiva. Lì c'è stato chiaramente un errore nell'intervista, che è stata segnalata anche dai figli di Craxi. Appunto, io che comincio ad avere una certa età, ho ammesso che non sono in grado di dire se l'errore l'ho fatto io o se l'errore lo fece chi mi parlò di Craxi che informava Gheddafi. È un fatto che Craxi informò Gheddafi nell'86, preavvertendolo del bombardamento americano. Quindi in ogni caso dire che Craxi aveva informato Gheddafi nell'80 di non prendere quell'aereo non poteva essere un'offesa che si volesse fare a Craxi, per chi lo conosce, per chi lo conosceva e per chi lo stimava, per quello che era. Sembra che appunto lì ci sia un errore che è rimasto nella mia intervista, e che l'informazione venisse dai servizi italiani, comunque che venisse dall'Italia,
quanto appunto alla politica. La politica non è detto necessariamente quella italiana, può darsi che sia di più quella francese che può fare qualcosa. Dico questo perché ora non possiamo entrare nei dettagli della vicenda di Ustica, che poi io conosco forse meglio di alcuni di voi, ma certo no, no, non sono priore, non ci ho lavorato personalmente, ma è evidente che si è arrivati all'ipotesi dell'aereo francese un po' per esclusione, un po' perché c'è la vicenda di questo aeroporto di Solenzana, di cui le autorità francesi dissero che quel giorno era chiuso, e poi furono tre che ci lavoravano, o due, ascoltati come testimoni dai nostri giudici, che dissero no, era aperto. Al di là di questo non si è andati. Quindi forse qui c'è proprio un chiarimento importante che la Francia può arrivare a fare, non c'è bisogno che glielo chieda qualcuno. Questo attiene alla responsabilità francese. Se io ho il dubbio che da un mio aeroporto 40 anni fa sia partito un aereo che ha combinato, non volendo, di sicuro non volendo, un disastro simile, non è che ho bisogno che me lo chieda l'Italia, perché l'aereo vittima era un aereo italiano. Tutto qua. Silvia Caracciolo, France Télévisions, sono qui. E, Presidente, allora in parte ha già risposto. Cosa può fare oggi concretamente la Francia? A parte il discorso di Solenzara, ci sono dei documenti da desecretare. E poi, appunto, siccome lei ha dei buoni rapporti con la Francia, cosa direbbe al presidente Macron se potesse parlarci? Beh, quello che ho detto ora, ecco, gli direi, abbiamo la fortuna di avere te, presidente della Francia, in questo momento, ecco. Che sei il francese più libero davanti a questa vicenda, tra quanti se ne potrebbero occupare. Gli aggiungerei anche quello che ha detto giustamente la sua prima ministra: per pacificare il mondo in cui viviamo e ancora di più per legarti a questi giovani a cui senti il bisogno di legarti, potergli dire ti consegno un mondo nel quale questi misteri sono finiti, nel quale le verità si cercano, non si lasciano sotto il tappeto, erediti da questo punto di vista un mondo pulito. Poi abbiamo insieme il problema di pulirlo a fini climatici perché tu ci possa sopravvivere, ma questo viene dopo. E su questo, fra l'altro, con la Francia, diciamo la verità, si può fare una eccellente collaborazione sul clima, ma è un altro discorso. Grazie Presidente. Allora, presentatevi per piacere. Presidente Teodoro Andreadis Singerlakis della radiotelevisione greca Alfa e dell'agenzia Athens News Agency. Volevo chiederle velocemente due cose, se risponde qualcosa Rino Formica, che è un esponente del Partito Socialista della sua generazione, che ha fatto una critica abbastanza pesante dicendo che lei vorrebbe essere il nuovo De Nicola come presidente di transizione, ne doveva parlare con la Francia prima, e quanto è doloroso e tra virgolette scandaloso dover dire oggi che i generali e probabilmente i servizi segreti sapevano e sanno molto più di Ustica di quanto non sapessero i politici, i vertici politici dell'epoca. Quanto è scandaloso per una democrazia. Ma sa, conosco Rino Formica, che per me sta tra il fratello maggiore e lo zio, ne conosco gli umori cangianti,
conosco il brillio a volte fantasioso delle sue idee, rispetto, lei ha detto, la stessa generazione, alla mia età si è sensibili all'età, rispetto la sua maggiore anzianità nei miei confronti, e quindi non mi permetto di commentare quello che lui scrive. Insomma, la vicenda militari politici è una vicenda in tutti i paesi non facile. Ecco, teniamo conto che se dei militari decidono di custodire un segreto, non è che lo fanno comunque per dei biechi interessi privati, in realtà perché pensano che ci sia un interesse pubblico importante che è loro responsabilità tutelare. Il dramma sorge quando il segreto è a fronte di una tragedia come quella di 81 vittime innocenti scaraventate in mare. Fatto sta idea che non si è fatto il possibile per schermare, e questo lo si sa che si è fatto il possibile per schermare. Io lo ricordo ancora quando in una trasmissione di Telefono Giallo, che era una trasmissione televisiva tenuta da Corrado Augias, a cui ero io, forse c'era anche Andrea Purgatori, mi pare, telefonò uno che era alla stazione radar di Marsala e cominciò a dire le pressioni che avevano subito per non rivelare quello che era stato rilevato quella sera, e poi alla prima domanda di Augias sparì. Evidentemente ebbe paura ad andare avanti. In un clima del genere, io l'ho scritto, ho trovato plausibile che i politici non venissero informati. E questa in fondo era l'opinione anche di Formica, che fu il primo, perché ha una testa formidabile in realtà, a pensare al missile, prima ancora che ci fossero rapporti ed ispezioni. Lui era ministro dei trasporti. E io questa deduzione la facevo per le ragioni che abbiamo scritto insieme a Simonetta Fiori nell'intervista. Insomma, se io voglio mantenere un segreto, evito di raccontarlo a un politico. Non perché sia antropologico, ma perché, e lo abbiamo scritto, le occasioni che ha, le sollecitazioni che ha, le presenze. Come diceva Bill Richardson, è lui quello che tutte le situazioni le deve affrontare with an open mouth. E se sei sempre con un open mouth, come lo mantieni un segreto? Questo per i militari è un argomento. Grazie, Presidente, prego. Salve Presidente, Giampiero Marrazzo, sono qui davanti a lei, Futuro Quotidiano. Senta, due domande. Conferma quindi che Martini, l'ammiraglio Martini, non le disse mai nulla, ma se non le disse mai nulla, perché non rispondere a Cossiga? Non ho capito. Conferma che l'ammiraglio Martini, al di là del recupero, non le disse mai nulla rispetto a un eventuale coinvolgimento dei francesi, e se sì, perché non rispondere a Cossiga quando Cossiga invece l'ha chiamato in causa, allora nel 2008? Seconda domanda, lei dice che oggi la politica può fare molto, ma non pensa che avrebbe potuto fare di più allora la politica, oppure se non poteva farla perché non era informata dei servizi, come appena detto, vuol dire che i servizi di allora e i militari di allora agivano come cani sciolti?
No, a questa cosa ho già risposto. Non so se vuole farmi dire qualche cattiveria, perché non ne ho ancora dette a sufficienza, e quindi mi riformula una domanda alla quale rispondo dicendo che ho già risposto a questo, finora, rispondendo a lui. Quanto a Martini, le dirò, non ricordo perché... Io ricordo che Martini non mi disse nettamente che era stato un aereo francese, appunto. Ricordo le sue perplessità quando venne fuori l'Ifremer come possibile impresa alla quale affidare il recupero del relitto. Io, anche questo nell'intervista spiegato, avevo un rapporto con Cossiga che era di stretta vicinanza, e non ricordo perché non lo contraddissi dicendo no, non sono stato io a dirtelo, però le ragioni per cui posso averlo fatto stanno tutte nel rapporto tra lui e me. Quindi non lo ricorda, se l'avvertì Martini, non che non è vero, solo questo, non lo ricorda. No, allora non mi ha ascoltato. No, io ho ascoltato, ho capito che le ha detto che non lo ricorda. Non ricordo perché non risposi a Cossiga, che mi aveva attribuito la paternità dell'informazione su Martini e su quello che Martini pensava, ma penso che le ragioni del fatto che non gli ho replicato stiano nel rapporto che avevo con lui. Prego. Gianni Barbacetto, Fatto Quotidiano. Lei nell'intervista sottolinea molto il ruolo della Francia e chiede appunto, nel caso l'ipotesi che lei dice prevalente sia quella vera, e nel caso Macron potesse non negare questa ipotesi, chiede appunto alla Francia di fare chiarezza e addirittura le scuse. Ma dato che l'Italia è coinvolta tanto quanto la Francia, visto che se l'ipotesi prevalente è quella vera, i generali dell'aeronautica militare sanno esattamente tutto, perché la sua richiesta è fatta a Macron e non ai generali italiani, che sono quelli che hanno fatto sparire le prove, i tracciati radar, eccetera? Perché non è stato incisivo allora, quando aveva ruolo di governo, e oggi non chiede non a Macron, ma all'Italia e a chi dentro l'Italia sa qual è la verità? Io mi rivolgo a Macron perché il punto centrale è se fu da Solenzana o da navi francesi che partì l'aereo responsabile del fatto, insieme probabilmente ad altri. Solenzana è un aeroporto francese. Rispetto a questo, che è il punto cruciale e che si verifica con il movimento dei voli che ci fu allora in quell'aeroporto, questa è una domanda da rivolgere a Macron, che ha interesse a rispondere e a non nascondere alcunché, per le ragioni che abbiamo detto e ridetto oggi, perché all'epoca aveva 2 anni e mezzo. I generali che hanno già subito processi, che hanno attraversato vicende giudiziarie varie, avendo assoluzioni ora per prescrizioni, ora nel merito, avendo condanne civili, eccetera, quelli che ancora sono lì,
sono quelli che hanno vissuto questa vicenda. A loro si può rivolgere l'appello che io faccio, chi è ancora vivo e vuole oggi mettersi in condizioni di lasciare questo mondo senza avere quel peso dentro di sé, parli. Ma non mi aspetto che altri appelli o procedure legali possano ancora incidere su questa parte della vicenda, perché le procedure legali ci sono state tutte. E insomma, quindi io ho fatto in effetti attraverso l'intervista due appelli distinti. Uno a chi sa e si sente ora di parlare prima di andarsene. Ho fatto l'esempio del pilota che era su uno di quegli aerei, vale per chiunque altro, vale per chiunque altro. E poi ho fatto un appello preciso al giovane presidente francese perché ci liberi dalla questione Solenzana fondamentalmente, e questo lo può fare la Francia, non lo può fare l'Italia. Marcel, aspetta. Signor Presidente, lei che ha la reputazione di non amare il protagonismo, di preferire la discrezione, e non a caso l'hanno soprannominato dottor Sottile, credo, non si trova oggi spiazzato dal prodigioso successo mediatico nel quale si trova? Beh, insomma, no, vabbè, qui potremmo aprire una discussione sul sottile. Sottile è un aggettivo che utilizzò per me Eugenio Scalfari, avvalendosi di un precedente più illustre di me del XVIII secolo. Ma Scalfari non aveva mai pensato ad una mia dimensione talmente sottile da rendermi tendenzialmente invisibile, quindi sottratto alla visibilità dei media. Si riferiva al mio modo di argomentare e ragionare, che poi alla fin fine è quello dei gesuiti, se ci si pensa bene, ecco, distinguere frequenter, è distinguere le situazioni, cosa che la politica non ama fare e che purtroppo spesso anche nella vostra professione non si fa, usando l'accetta dove dovrebbe essere usato il bisturi, e io tendo a consigliare l'uso del bisturi davanti alle situazioni difficili. No, devo dire che mi sono trovato nella mia vita più volte in una situazione di esposizione pubblica come quella di ora. Mia moglie giustamente dice: dovevi evitare di trovartici a quest'età. Può darsi che abbia ragione lei, ma io proprio perché ho quest'età ho pensato: ma se Repubblica mi chiede di parlare di Ustica, e se Ustica è uno dei temi su cui sento che la mia vita stessa è incompiuta e su cui magari solo facendo questo posso sollecitare chissà ad aiutarci a uscire dal buio, beh, allora l'ho fatto. Non mi aspettavo che ci fosse tutto questo trambusto intorno, tutta questa attenzione. Evidentemente il numero delle open mouths è cresciuto negli anni rispetto ai miei vecchi tempi. Grazie. Presidente, Francesco De Remigis per il giornale. Anche oggi lei ha fatto riferimento a una serie di dichiarazioni e anche la collega nell'introduzione ha ricordato quelle del presidente Cossiga. La cosa che mi chiedevo è se un chiarimento ulteriore su questa che potrebbe essere una vicenda allargata anche ad altre, cioè secondo lei, visto che si parla di scavare ancora a fondo in alcune verità, è legittimo anche riaprire altri dossier come per esempio quello legato alla strage di Bologna, visto che Cossiga aveva parlato di una pista palestinese, oppure no?
Non ne so abbastanza, devo dire, appunto. Ustica, anche se non so se sarei in grado di superare un esame sulle 5.400 pagine della sentenza di Priore del 99, Ustica un po' la conosco. Della strage di Bologna so molto meno, so più o meno quello che sappiamo tutti. Ma esiste questo tema però, cioè delle verità, che ci sono delle situazioni importanti rispetto alle quali abbiamo comunque la percezione di una verità o fasulla o incompiuta, e se incompiuta magari mancante di una parte importante. La strage di Bologna un po' ha a questo. Pensi ad un fatto che non è una strage ma è una persona, pensi a Emanuela Orlandi, no? È impressionante, nonostante ora il pontefice abbia detto dobbiamo arrivare, non sappiamo praticamente nulla, eppure ancora questo è un quesito aperto, cioè la pacificazione con la storia in realtà finisce per avvenire, per arrivare il giorno in cui questi misteri si disciolgono in una verità accertata e accettata. Ed è vero che nella nostra storia ne abbiamo di ancora incomplete, sì. Io non sono in grado di dire una cosa simile, non sono in grado di dirlo. Lì non ho un Macron al quale chiedere datti da fare, non ce l'ho. Prego, collega. Prego, c'è la micro. Presidente Amato, giornale radio, Marco Trombette. Lei parla di un atto di guerra in tempo di pace nel territorio di un paese a sovranità limitata. Cosa intende dire? E poi è possibile immaginare una sorta di ragion di Stato sulle inchieste della strage di Ustica? Tutte le istituzioni lo hanno a posto? Non ho capito cosa vuol dire tutte le istituzioni vanno a posto. Lo hanno a posto. Ah, il segreto. No, il problema è che il segreto di Stato non c'è. Ma perché non c'è? Ciò non esclude da diversi fatti indiziari che sono caduti sotto i nostri occhi che si sia fatto in modo di mantenere segreti degli aspetti della vicenda di Ustica che hanno contribuito ad impedirne l'accertamento. Il buco di Marsala, che buco è? Ecco, si ricorda che lì il radar per diversi minuti smise di funzionare. È proprio così. Forse quello che si affacciò a telefono giallo ed era proprio di Marsala, a quello voleva spiegare. Ci lavorò anche Borsellino, che allora era procuratore della Repubblica di Marsala e che fece un'indagine su questo, ma non riuscì ad approdare. Cioè, a volte ci sono degli aspetti che ti creano un clima non sufficiente a darti la prova di ciò che è accaduto, ma sufficiente a farti pensare che qualcosa sia accaduto. Quanto alla formula dalla quale lei è partito, che sta nell'intervista, vabbè, insomma, lì avvenne un atto di guerra in territorio italiano, non c'è il minimo dubbio, insomma, ci furono degli aerei che almeno uno dei quali sparò nei confronti di un altro aereo. Il
colpo era destinato a un MIG e finì su della povera gente italiana. Ma se non è un atto di guerra sparare un missile da un aereo all'altro, come lo definirebbe lei questo atto? Ci sono altre domande, dei colleghi? C'era una collega, non vedo più, della 7, che voleva fare domanda. Ok, io magari, se non ci sono altre domande, vorrei chiudere con una domanda molto generica, non specifica. Lei ha detto, non voglio fare gaffe, spero di riformulare bene, e lei ha detto che a questa età voleva cercare un po' di verità, di rivelare le cose, no? E spero più anni che rimangono ovviamente nella sua vita, e però prima di morire ci sono altre cose che lei vorrebbe affermare? No. Ci dia uno scoop, per favore. No, ce ne sono diverse, vede, il tema su cui ora sto più lavorando e sono più preoccupato è questa incapacità che si è diffusa nelle nostre società occidentali di mettere insieme le posizioni, insomma, no? O siamo condannati ad essere liquidi, come scrisse Bauman, ciascuno che vive la sua vita individuale, o se ci aggreghiamo solo su posizioni radicali contro qualcuno, perché è il modo più facile ormai di aggregarci, e quindi la tifoseria calcistica, compresi i suoi lati peggiori, diventa il modello. Ecco, io sogno un ritorno delle democrazie alla capacità di comporre, e lavoro, continuo a lavorare, perché questa capacità torni a svilupparsi. Ma anche questo ha bisogno della politica. E allora il discorso diventerebbe lungo. Io sogno una politica che, senza restaurare i vecchi partiti che ormai ci sono più, abbia il divieto di comunicare coi cittadini attraverso i comunicatori, ai quali andrebbe trovato un lavoro altrove, sottraendoli al politico di riferimento, e costringere i politici a sapere cosa pensano i cittadini parlando coi cittadini, come accadeva ai miei tempi quando io ero giovane. Sogno tutto questo. Poi, se vuole, sogno un mondo nel quale Sinner, anziché perdere agli ottavi, arriva a vincere gli Open di New York. Vorrei tanto che accadesse, però lui ha l'età per farlo anche quando io non ci sarò più. Qualcuno me ne informerà quando io starò gustando il caffè offertomi da Bonolis su una nuvoletta, come noi italiani sappiamo. Presidente, io la ringrazio, perché voglio lasciare anche un po' spazio, se è disponibile lei ovviamente, ai nostri colleghi televisivi, magari vorranno fare a parte due domande. No. No. Se finì. Grazie tanto per la sua disponibilità. Grazie. Sono venuto a sentirti perché è una cosa che abbiamo vissuto. Senti, lunedì sono i 90 anni di Nicola. Sì, vieni? Sì, sì. Va bene, noi ci vediamo. No, assolutamente. L'ultima domanda che ho posto è l'edizione a persona. No, no, no. Perché fa un po' impressione pensare a tutti questi misteri in Italia. Vabbè. Sentito parlare così poi da un presidente del Consiglio.